In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. A Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, i musei restano aperti anche di notte con la Notte dei Musei 2024, in programma sabato 18 maggio con un viaggio itinerante tra la storia del Museo Archeologico Liberiano ed il Castello di Novilara per il Grand Tour Musei Marche. Primo appuntamento in programma presso il museo alle 17.30, per poi continuare con la visita della necropoli e tanto altro ancora. Questo momento di conoscenza della civiltà picena, che parte dai reperti conservati nel museo archeologico, i reperti della necropoli, per passare poi alla scoperta o riscoperta delle case o capanna picena che sono a pochi metri dal museo archeologico, per poi passare invece a una serata così anche divertente, informativa, divertente e rilassante proprio nel borgo di Novilara, proprio per mettere in continuo rapporto e dialogo il luogo da dove la civiltà picena ha avuto origine e fino ad arrivare chiaramente al museo dove sono conservate invece le testimonianze della civiltà picena. Si svolgerà una prima parte dentro il museo dove andremo a vedere i reperti proprio della necropoli picena di Novilara. E poi sarà soprattutto itinerante, quindi una breve visita al museo, ma il grosso verrà effettuato al di fuori, presso il sito dove sono appunto attualmente, dove sono state trovate le case o capanne picene preromane. Quindi andremo a riscoprire un'area archeologica dove appunto potremo vedere sia direttamente i resti, sia in un percorso a tappe vedere anche quello che sono stati gli scavi e anche come doveva essere la casa in antichità, e quindi parlare proprio, fare un focus su quella che è la vita dei piceni o dei preromani prima della città, prima che Pesaro diventi romana, quindi il primo nucleo abitativo della città di Pesaro. Dalla scoperta dei piceni a quella degli antichi sapori di una volta risalenti a 2000 anni fa. Non soltanto però attraverso lo studio della storia, ma anche attraverso il palato, con degustazioni e momenti che porteranno a riscoprire e rigustare quegli antichi piatti. Ci sarà un momento in cui l'associazione Teutas e Nonnas Pisaurensis parlerà un po' dei banchetti che c'erano nell'antichità, quindi con degli allestimenti, anche con degli oggetti antichi. E poi preparerà anche il formaggio proprio in diretta, e quindi ci sarà questo momento, secondo me, molto interessante. E poi parleremo anche del miele, che è un elemento della gastronomia importante anche oggi, però per gli antichi era forse ancora più importante. Quindi ci sarà la Nicoletta Tagliabracci che parlerà un po' di questo
prodotto e attraverso una conferenza che farà. Metteremo in piedi una pericena dei sapori antichi, cercheremo di adattare alcuni prodotti, alcuni cibi alla maniera antica e chiuderemo con Notte al tramonto, che è, diciamo, una musica celtica attraverso l'arpa di Annalisa Cancellieri, un momento interessante che, insomma, ci riporta un po' indietro nel tempo. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.